Allora, siamo al Teatro Golden di Roma, dove in questo momento c'è uno spettacolo divertentissimo dove si canta molto. Sanremo Story con Emanuela Fresi, Tony Fornari, Stefano Fresi e tre fantastici musicisti. Esatto. Michele Canieri, Cristiana Polegri e Mimmo Sessa. E lo spettacolo si chiama Sanremo Story. E come potete vedere, chiaramente il teatro è stato trasformato come se fossimo al Casinò di Sanremo o al teatro Ariston. Ecco. Sì. Come funziona questo spettacolo? Che io ho visto ed è divertentissimo, è molto bello e si canta molto, coinvolgendo anche il pubblico. Sì, vuole essere un po' un omaggio a Sanremo, a questi 65 anni di festival, però fatto alla nostra maniera, quindi anche con ironia, con sketch, con alcuni episodi che sono stati poi importanti, che hanno fatto il festival, e con melodie indimenticabili, sicuramente, insomma. Ecco. E qual è per voi forse la canzone che più ricordate, che vi fa più piacere? Ma guarda, ce ne sono talmente tante e di così belle che è molto difficile, però forse a un certo punto facciamo un medley dedicato ai cantautori che sono stati a Sanremo, quindi a Tenco, a Bindi, Paoli ed Endrigo, ed è forse quello che ci piace di più, insomma. Beh, pure quello finale degli Indimenticabili. Poi c'è, sì, insomma, è veramente difficile. Insomma, è tosta. Perché ci sono 65 anni di canzoni e che canzoni. Magari sugli ultimi classificati, che insomma uno penserebbe che sono canzoni, e invece sono 4 marzo 1943, Vita spericolata, Un'avventura, Donne di Battisti, Donne di Zucchero. Grandi pezzi. Sì, quindi, poi sono quelle canzoni che sono arrivate per ultime e poi hanno ancora le classifiche poi. Sì. Ecco. Assolutamente. Come maestro di musica avete anche Vince Tempera, però che si vede in un filmato. Vince Tempera è presente in un filmato, perché non è presente... Che l'hanno arrestato, tra l'altro. Sì, sì, facciamo una gag che non è venuto con noi, poi si vede, si scopre alla fine che c'ha le manette, che invece di Sanremo sta San Vittore, ma insomma. Si è prestato così molto scherzosamente allo scherzo. Però appunto noi ci siamo messi a scrivere questo spettacolo, ci siamo trovati di fronte a tantissimi aneddoti da raccontare, da cose, quindi ne abbiamo scelti alcuni perché non si può, ovviamente. Quindi li facciamo, alcuni li raccontiamo, alcuni li facciamo proprio rivivere più o meno come sono accaduti, quindi con scenette, insomma, una cosa molto divertente. Una cosa che mi piace dire di questo spettacolo è che vediamo il pubblico partecipare e cantare dall'inizio alla fine. Ed è veramente, insomma, molto bello anche per noi. Noi venivamo da uno spettacolo anche con, per esempio, Cetro una volta, che è un nostro grande successo. Lì però c'è una parte di pubblico conosceva quei pezzi ed era felicissimo, un'altra parte non li conosceva ed era felice di conoscerli. Qui invece tutto il pubblico conosce queste canzoni e le canta con noi, è una cosa molto, molto bella, è trascinante, coinvolgente, e quindi è una cosa che non ci è mai capitato, non perché non coinvolgiamo mai il pubblico, però qui si vede proprio il pubblico che esce cantando, quindi è una cosa molto carina, molto bella. Poi è anche divertente nelle varie gag, quella che fate su Armstrong, sì. Il quale ha ripreso poi a cantare, che sì. Non se ne andava mai. Questa è una cosa che ci raccontò, 68. Nel 68 ci ha raccontato proprio Pippo Baudo, che poi sarà anche con noi ospite in qualche sera, perché ieri ho parlato con lui e viene e ci raccontava questa cosa lui, perché l'ha dovuto fermare, perché lui, Armstrong, era convinto di fare un concerto, perché gli danno tantissimi soldi, per lui era scontato che doveva fare. Invece ha cominciato a suonare e Baudo l'ha portato via dicendo: no maestro, ma è solo una canzone. Poi lui dietro le quinte ha detto: ma come, tutti quei soldi per una canzone sola? E noi lo presentiamo così in sketch, insomma, più o meno come è successo, insomma. E con il nostro Armstrong, che è lui. Personale. Perfino la tromba. Perfetto, oh, invece tra i prossimi ricordi, uno per uno, quale canzone ricordate più con passione, con nostalgia? Cominciamo da te. Beh, io canto quel pezzo di Mia Martini e poi c'è di nuovo Almeno tu nell'universo, per cui mi piace ricordare Mia Martini, che è stata un'interprete straordinaria, secondo me la più brava di tutti. Sì, molto, con molta grinta le sue canzoni. Te invece? Io forse un pezzo che cantiamo tutti, insomma, alla fine poi canta anche il pubblico, che è Che sarà? Sì, Feliciano. Sì, Feliciano, sì. Che... Tu invece? Sì. Invece c'è un ricordo legato alla salute, perché quando ero piccolo ho avuto il morbillo ed è stata la prima volta che stavo a casa senza andare a scuola, e c'avevo sto nastro di Sanremo, e la cui prima canzone era Storie di tutti i giorni, di Riccardo Fogli, e l'ho sentita fino a consumare il nastro proprio, per tutti i giorni. Però non lo facciamo. Poi in realtà non la facciamo. Non la facciamo. È una di quelle che non possiamo fare, però è una che mi ricorda molto, molto Sanremo.
Allora, ricordiamo di chi è il testo, la regia. Allora, il testo Tony Fornari, Augusto Fornari, Vincenzo Sinopoli e Andrea Maglia. La regia è Augusto Fornari e Tony Fornari insieme, l'abbiamo fatta io e lui. Gli arrangiamenti sono di Stefano Fresi e di Mimmo Sessa, il maestro Sessa. Niente, ho detto tutto? Sì. Gli appuntamenti, gli appuntamenti fino al 20 dicembre, tutti i giorni qui al Golden alle 21 e il sabato e la domenica facciamo anche doppia, anche pomeridiana. E quindi venite perché venite, vi divertite a cantare. Esatto. A proposito di cantata, chiudiamo in bellezza magari con una canzone, qualcosa, un saggio. Quale volete? Un'avventura. Non sarà. Ci vuole un do. Vai, un do, aspetta che prende un do. Sì. Tutto in diretta. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto la primavera. Tu sei mia. Fino a quando gli occhi tuoi avranno luce per guardare gli occhi miei. Innamorato! Mi senti il resto, bisogna che prego. Bisogna venire qui al Teatro Golden. Teatro Golden fino al 20 dicembre. Ecco. Favete Lingue, se Giancarlo Leone, Visum TV.